Egli mi ha vilipeso in tutti i modi. E una volta mi ha impedito di concludere un affare per 1 milione. Ha goduto per le mie perdite e ha dileggiato i miei guadagni. Disprezzato la mia razza, ha intralciato i miei buoni affari, ha allontanato da me i miei buoni amici e mi ha aizzato contro i nemici. E tutto questo per quale ragione? Che sono ebreo. E dunque, non ha forse occhi un ebreo? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non si nutre egli forse dello stesso cibo di cui si nutre un cristiano? Non viene forse ferito dalle stesse armi, non è soggetto alle sue stesse malattie, non è curato e guarito dagli stessi rimedi, e infine non è scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che un cristiano? Se ci pungete, non versiamo sangue forse? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? Se ci avvelenate non moriamo? E se ci usate torto, non cercheremo di rifarci con la vendetta? Se siamo uguali a voi in tutto il resto, dovremmo rassomigliarvi anche in questo. Se un ebreo fa un torto a un cristiano, a che si riduce la mansuetudine di costui? Nella vendetta. E se un cristiano fa un torto a un ebreo, quale esempio di sopportazione gli offre il cristiano? La vendetta. La stessa malvagità che voi ci insegnate sarà da me praticata. E non sarà certo difficile che io riesca persino ad andare oltre. L'insegnamento.